Bene, buonasera a tutti. Io non lo so come procederò, perché appunto non c'eravamo in nessun modo preparati. Io pensavo che si dovesse fare in un certo senso un'altra cosa, ma va bene così. Proviamo a ragionare in un certo senso, non dico ruota libera, penso di seguire uno schema, ma insomma di far emergere i problemi. Qui come si chiama? I dubbi dei non credenti. I dubbi dei non credenti, ma vorrei dire subito che su una questione di questo tipo il dubbio deve essere ciò che accomuna tutte le persone pensanti. Ecco, quindi non ci può essere di fronte all'eterno problema del male che da sempre muove il pensare umano, le religioni, le filosofie, non ci può non essere il dubbio. Il dubbio che, adesso che parlo, mi viene in mente una frase che nel mio pensiero ha avuto molta importanza, la frase che si trova nella Consolazione della filosofia. Voi sapete che Boezio si trova in carcere a Pavia, sa che la sua vita è in pericolo di finire, sa che è molto probabile che finirà, infatti verrà fatto strangolare dal re Longobardo. Ebbene, appare la filosofia, lo vuole consolare e così via, e lui tira fuori tutti i suoi dubbi, e una delle domande che pone è quella classica: si deus est unde malum, che è la domanda che anche prima è risuonata, che è la domanda che risuona continuamente, ed è giusto che risuoni, è giusto che manteniamo lo scandalo, cioè voglio dire è giusto che ci sia la non quella cosa lì, della coscienza rispetto alla situazione così come si presenta. È assolutamente, peraltro Tommaso d'Aquino diceva che questo è il segno in qualche maniera che noi siamo fatti a immagine di Dio, il fatto proprio che non ci rassegniamo di fronte allo scandalo del male, all'ingiustizia di cui è permeata la crosta terrestre, al dolore degli animali, al dolore della sofferenza, all'ingiustizia che si vede. Ecco, tutto questo è giusto che emerga, ed è giusto che non sia in nessuna maniera unto con l'unzione dei filosofemi, dei teologhemi, delle apologie, ecco. Per esempio, per dire quale prospettiva tende ad ungere questo drammatico dato di fatto, è a dire, una prospettiva è quella che, se voi leggete il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, voi vi trovate di fronte a un articolo che dice che Dio non vuole in nessuna maniera, né direttamente né indirettamente, il male, e che è l'articolo 57. Poi continuate la lettura di questo compendio e vi incontrate con un articolo che dice: Dio non permetterebbe il male se da esso non saprebbe trarre un bene, non sapesse trarre un male maggiore, un bene maggiore, sì, un bene maggiore. Tra i numeri dell'articolo, i congiuntivi e così via, ho fatto un po' di confusione. Allora, ragionando, voi immagino abbiate capito come, se è vero ciò che dice il primo articolo, non può essere vero ciò che dice l'altro. Cioè, se Dio non vuole né direttamente né indirettamente il male, non può poi permetterlo per trarre un bene maggiore. Perché se io permetto una cosa, pur potendo non permetterla, se io ho il potere che una cosa avvenga e non impedisco che questa cosa, appunto, si dia, io almeno indirettamente lo voglio. È solo un esempio. Per dire che cosa? Ma per dire, per esemplificare nella tradizione cattolica alla quale appartengo, i filosofemi, le unzioni, i tentativi di venire a patti, di razionalizzare questo scandalo. Ora,
lo scandalo deve rimanere come scandalo. Poi certamente bisogna pensarlo, ed è quanto tenterò anche di fare in questo intervento che sto così un po' improvvisando. Perché non sono d'accordo su quello che dice Boff, che il male non deve essere compreso ma deve essere combattuto, perché il primo luogo in cui si combatte il male è la propria mente, e se non lo comprendi non lo puoi combattere. Il luogo della battaglia, il luogo in cui si svolge la battaglia effettiva con l'idea, con la realtà del male, è dentro di noi, sia a livello esistenziale, perché ciascuno di noi lo può eventualmente commettere, ma non voglio entrare in questo discorso, così molto, molto, che poi insomma arriva sulla china, che dobbiamo convertirci, che mai lo facciamo noi, comunque è una cosa importante, ma sia soprattutto a livello proprio speculativo, quasi assistendo come spettatori al teatro del mondo. Quindi occorre tentare di comprenderlo, però ecco, la prima cosa che deve, disposizione che va effettivamente alimentata è il fare che il male, lo scandalo, l'assurdo risuoni come tale, appaia come tale. Non è finalizzato a nulla di più grande. E non si può, dicendo queste cose, almeno io non riesco dicendo queste cose, a non pensare a quella pagina che tutti voi chissà quante volte avete letto, che è molto cara, che è una pagina che tutte le persone oneste sentono, hanno sentito profondamente dentro di sé, che è la famosa pagina di Ivan Karamazov, che si trova di fronte al fratello Alyosha e che di fronte a questo mondo, di cui una certa impostazione di religione predica l'eterna armonia e così via, lui dice: questo mondo, se per l'eterna armonia di cui parli ci fosse bisogno veramente delle lacrime di una sola bambina, del dolore di un solo bambino, bene, io restituisco il biglietto. Io restituisco il biglietto. Quindi il male deve esserci. Quindi la domanda di Boezio, e torniamo alla domanda di Boezio, deve stare, deve essere qualche cosa che deve, come dire, far sì che il dubbio, la tensione, l'aporia, la drammaticità ci sia, si insinui nella fede. È solo così, peraltro, che la fede oggi si può vivere onestamente al cospetto di questo mondo, di noi figli del Novecento. Se no è funzionale a qualcos'altro, diventa obbedienza a una struttura, diventa un instrumentum regni, diventa non so cosa diventa, ecco. Ma se ti esponi veramente, se vuoi veramente toccare così, entrare tu con la tua interiorità in contatto con il mistero sommo dell'essere che convenzionalmente si chiama Dio, ebbene non puoi non sentire il dramma della realtà. E quindi se Deus est unde malum, bene. Però Boezio continua e pone l'altra domanda che dimostra la sua grandezza speculativa, che si sente poco, che non si sente molto, e cioè l'altra domanda, che è la seguente: si Deus non est unde bona? Cioè, se c'è Dio, da dove viene il male? Ebbene, ma se Dio non c'è, da dove viene il bene? Da dove vengono i beni? Il bonum oppure bona, il bene? Guardate che non sto parlando dei beni che convengono, cioè dei beni naturali, dei beni del fare quel bene che tutto sommato è servire convenientemente la struttura di questo mondo, per cui tutto sommato conviene di più comportarsi bene, non avere nemici, piuttosto che comportarsi male, e quindi il bene da questo punto di vista è spiegabile anche semplicemente dal punto di vista della selezione naturale. È una modalità con cui
accettando la quale mediamente si vive meglio rispetto a quella di chi invece è sempre in conflitto con gli altri perché è malvagio, perché è disonesto. Insomma, su questo penso che ci siamo, tutti convengono che sostanzialmente il bene conviene, la giustizia, l'onestà di fondo conviene, mediamente parlando. Sto pensando di un altro tipo di bene, sto pensando a quel bene che si può definire per certi aspetti come sovranaturale, cioè che per compiere il quale il benessere naturale, la convenienza naturale, perdono. Esiste un bene così? Cioè esiste un bene, una dimensione della giustizia per fare la quale ci si perde dal punto di vista della convenienza di noi animali biologicamente determinati e socialmente determinati che ci muoviamo in questa nostra, come chiamarla, territorio, giungla, eccetera. Insomma, ciascuno usi i termini che vuole per definire il proprio ambiente. Cioè esiste una dimensione dell'etica, una dimensione della giustizia, per realizzare la quale si deve andare contro la convenienza semplicemente naturale, che era la ragione per la quale Boezio era in carcere. Che era la ragione per la quale Boezio rimase in carcere, che era la ragione per la quale Boezio si fece strangolare, che è la ragione perché era la ragione per la quale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si sono fatti saltare in aria. Lo sapevano benissimo che avrebbero corso il rischio di saltare in aria, soprattutto lo sapeva benissimo Paolo Borsellino dopo che Giovanni Falcone, il suo carissimo amico nel 92, aveva fatto la fine che tutti sappiamo. Avrebbe potuto benissimo dare un segnale a quelli là facendo capire che insomma che le cose da allora sarebbero cambiate, che insomma sì. No. Ho fatto due esempi, insomma, uno di un grande filosofo che ha dato la vita per le sue idee. Ho fatto l'esempio di due grandi giudici. Spesso io ricordo questi due giudici perché vengono dalla terra mi permettete questa piccola cosa, la terra di mio papà e di mia mamma, e quindi sono che da cui vengono un sacco di cose sbagliate, ma ogni tanto vengono anche delle persone grandi, ecco, degli eroi, e quindi sono contento di fare questo esempio. Ma gli esempi immagino che ciascuno di voi li abbia già coltivati nella mente, conosciamo, immagino, si sa di persone che bevono la cicuta, no? Piuttosto che tradire. Allora, unde bona, questa è la questione. Allora, secondo me, la questione, il problema vero è questo qui, non è solamente da dove viene il male, si può comprendere il problema nella sua completezza se ci scandalizziamo per il male e se ci meravigliamo per il bene. L'essere umano è così composito, è così questo incrocio di venti, che risulta essere al contempo la bestia più feroce di tutta la creazione, la natura, se a qualcuno non piace di chiamarla creazione, come è giusto così, usiamo pure il termine la natura, e al contempo è così fatto da essere l'essere all'interno di questa natura capace di porre degli atti che con la logica effettiva della natura hanno sì a che fare, ma la potenziano. Ecco, io peraltro sia nel libro, nell'Anima e il suo destino, in generale nel lavoro che faccio, sono proprio mi contrappongo alla visione dualistica, per cui lo spirito deve essere qualche cosa che scende dall'alto, l'anima deve essere qualcosa che scende, contrapposta a una materia negativa. Quindi nel dire si deus non est unde bona, non voglio dire che la sfera della natura è malvagia, è peccaminosa, e c'è bisogno della grazia che scende verticalmente dall'alto, no.
Assolutamente no. Voglio dire che però che questo bene che l'uomo sa fare, questa giustizia superiore che può porre, perdendo anche dal punto di vista semplicemente naturale, è il potenziamento di questa stessa logica naturale che viene trascesa. Non viene negata da una concezione dualistica, ma viene trascesa, si fa un salto superiore. Così come i gas primordiali dell'elio e dell'idrogeno hanno fatto un gas superiore, un salto superiore nel formare via via gli elementi atomici sempre più differenziati. Pensate al primo, all'idrogeno che ha un elettrone, pensate all'ultimo, all'uranio nella scala naturale che ne ha 92, e che poi si compongono e formano gli atomi e formano le molecole e poi questi formano la vita, la cellula vivente, poi la cellula vivente che si pone insieme ad altre cellule e forma i tessuti e forma gli organi e l'organismo, eccetera eccetera. Ecco, lo stesso essere è lo stesso essere energia, che però come innervato, informato da lì dentro, da un'organizzazione sempre superiore, giunge a processi di organizzazione sempre più alti. Il processo di organizzazione più alto che io conosca è la mente umana che pone il bene, che vive per questa idea del bene, della giustizia, a tal punto da superare anche quella sfera, dicevo, dell'interesse. Ecco, questa è. Allora, se è nata l'idea di Dio, e torniamo al discorso dello scandalo, ovviamente, se è nata l'idea di Dio, se la mente umana di un animale biologicamente determinato, quale ciascuno di noi, è giunta la mente umana a concepire, senza aver visto nulla, perché Dio nessuno l'ha mai visto, l'idea di Dio o di Dei o comunque l'idea del divino, a mio avviso, esattamente per portare al pensiero, per custodire questa meraviglia, questo frutto più bello, che è la capacità di bene, la purezza del bene, la luce del bene e della giustizia che gli uomini talora sanno mettere in atto. Detto ciò, ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma detto ciò, il problema del male come si risolve? In questa prospettiva, vedo adesso di essere molto schematico. Il problema, a mio avviso, si può inquadrare in questa prospettiva. Il male crea un problema per la coscienza cristiana, perché la coscienza cristiana deve tenere insieme tre asserti, comporre logicamente i quali è impossibile. Ovvero, primo, il male c'è. Nessuno che sia cristiano e che voglia rimanere tale può negare l'esistenza del male. Ci sono religioni, prospettive, filosofie per le quali il male non esiste. Invece per il cristiano, per esempio, fatemi fare un esempio, non so quanto tempo ancora. Un esempio concreto, così la cosa si capisce subito. Io avevo fatto una conferenza proprio qui a Milano, se ricordo bene al PIME. Al termine di questa conferenza si avvicina una signora da me e mi dice... le voglio dire un fatto. In un paese di missione una giovane donna ha un figlio appena nato tra le braccia, un figlio di pochi giorni, lo depone un attimo sotto un albero per un bisogno, torna dopo pochi secondi e invece del figlio vede una coda di serpente. Ovviamente lo scandalo, ovviamente la cosa, il lutto, dopodiché il male bisogna capirlo, non solo combatterlo, bisogna anche capirlo. Dopodiché la donna giustamente tenta di elaborare quanto è avvenuto e chiede, va dal prete della missione e dice: ma com'è stata possibile una cosa del genere? E il prete non sa rispondere, se non appellandosi al mistero, che è appunto il refugium theologorum per eccellenza, è il mistero, e chi lo sa come mai Dio ha voluto una cosa di questo tipo, no? Lì vicino c'è anche un monaco buddista, la donna pone la stessa domanda inquieta al monaco buddista, e il monaco buddista dice: sì, capisco, per te è stata una sciagura, ma per il serpente? Per il serpente no, è stato il pasto che ha portato a casa i suoi figli, ai suoi piccolini, ai suoi serpentelli. Allora,
nella prospettiva di una certa filosofia, una certa modalità di vedere il mondo, alla quale immagino il monaco buddista appartenga, alla quale appartiene Spinoza, alla quale appartiene anche Hegel, alla quale appartiene forse l'induismo, così in questa prospettiva si può dire il male non c'è, basta cambiare punto di vista, basta spogliarsi dal punto di vista antropocentrico, capire che il nostro è semplicemente limitato e invece fare un processo dialettico, cominciare a pensare dal punto di vista del serpente, dal punto di vista della logica della storia, dal punto di vista della logica dell'economia, dal punto di vista ogni volta e capire che la singola cosa che avviene come male in realtà si iscrive in un processo più ampio. E quindi pensare il male, dice un mio amico, mio carissimo amico, sul quale non sono per niente d'accordo su questo, ma mio carissimo amico, un pensatore che stimo molto, che è Marco Vannini, il quale ha scritto in un suo libro pensare il male uguale pensare male. Semplicemente non sai pensare. Quindi, caro signore, cara signora, se tu ti scandalizzi del male, semplicemente non sai pensare, cambia mestiere, non fare il pensatore, non... fine. E invece, questa prospettiva, secondo il cristianesimo, non è accettabile. Non c'è nulla, non c'è nessuna logica superiore che, come dire, fa sì che una vita umana si perda. Non c'è nessuna logica superiore che spiega come uno possa, ubriaco, uscire di strada e uccidere due amiche che se ne vanno tranquillamente, mano nella mano, felici incontro alla vita. Lo scandalo rimane, non è appunto, non c'è nessuna unzione filosofica o teologica che possa toglierlo. Quindi il male c'è. La seconda cosa che bisogna tenere presente è Dio non lo vuole, secondo grande aspetto, Dio non lo vuole. Secondo un caposaldo che il pensiero cattolico, cristiano deve tenere, Dio non lo vuole. Dio è bene, Dio è luce, in lui non ci sono tenebre, dice Giovanni, la prima Giovanni. Dio è luce, il Dio è luce. Dio è amore, amore per ogni uomo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose che sempre i cattolici ripetono e fanno bene a ripeterle perché sono il patrimonio più bello del cattolicesimo. Bene, quindi Dio non vuole il male. Ci sono filosofie, religioni per le quali il problema del male non costituisce appunto un'aporia, non costituisce un problema. Perché? Ma perché Dio lo vuole. È molto semplice. Quindi qual è il problema del male? Non c'è. Semmai il problema è rimandato sopra perché Dio l'abbia voluto, va bene, è un Dio misterioso, è un Dio che non riesce a capire, è un Dio estrema volontà assoluta. Ma in sé non è qualche cosa che non ti fa dormire la notte. È la volontà di Dio che il fedele deve accettare. Ci sono passi della Bibbia ebraica che sono in questa prospettiva, ci sono passi del Corano, il Corano da come lo conosco io mi sembra proprio assolutamente in questa prospettiva, sottolinea con forza l'assoluta volontà divina. C'è stata anche una predicazione nel passato del cristianesimo che sottolineava questa cosa, che se Dio permetteva queste cose era per esempio per castigare, mi sto riferendomi a alcune alle nascite di bambini che nascono con un grave handicap, ebbene se nascono è perché Dio ha voluto nascite di questo genere per castigare chi? Ma i genitori che probabilmente si sa non hanno... ci sono cose scritte... Però anche questa seconda cosa non si può accettare per una retta coscienza cristiana. E infine la terza, Dio governa. E io capisco perché l'amico Manicardi abbia detto, lo capisco benissimo, perché ha detto Dio non è onnipotente? Ma è semplice, perché di queste tre cose lui ha scardinato la terza. E quindi in qualche modo è riuscito a venire a patti col problema, è riuscito a uscire dalla poria. Se Dio non governa, allora effettivamente è plausibile pensare che qualche cosa avviene nel mondo, di male e che Dio non vuole. Una cosa avviene, Dio non lo vuole, però appunto lui non governa il mondo, non è onnipotente, non c'è un governo effettivo e quindi la cosa si spiega. È chiaro, no? Però mi sembra che anche questa prospettiva del tenere insieme le tre cose non è possibile, però mi sembra che
uscire da questa prospettiva dicendo semplicemente Dio non è onnipotente, non è così semplice. Ecco, a mio avviso, e chiudo perché poi ho più posto problemi che il resto, ma la soluzione è la mia testa, soluzione, non è mica un sudoku, ma insomma la prospettiva di pensiero nella mia testa, nella mia mente c'è, l'ho anche scritta del resto, non è che è una novità. Però non vorrei, magari la facciamo emergere nel dibattito. E ovviamente bisogna, giocare, bisogna interpretare meglio il rapporto Dio-mondo. Ecco, questo è il discorso. Che cosa significa l'onnipotenza? Cosa significa che Dio è onnipotente? Stiamo interpretando, stiamo tentando di pensare, di portare al pensiero il rapporto Dio-mondo. Ed è lì che bisogna intervenire. Quindi sono d'accordo con Manicardi. E su questa è la terza cosa. Però non basta dire Dio non è onnipotente. Perché sembrerebbe un Dio umano, troppo umano, che se ne sta da qualche parte, che è quello che soffre più di tutti e così via. Ecco, non mi convince questa prospettiva. In realtà, e prefiguro così la mia prospettiva e concludo, va ripensato il rapporto Dio-mondo alla luce della decisiva mediazione della sapienza. La categoria teologica, biblica, teologica, decisiva, in base alla quale occorre che il cristianesimo, a mio avviso, riformuli il rapporto Dio-mondo, è la categoria della sapienza. Che cosa poi significhi la categoria della sapienza? Come questa sapienza si possa effettivamente intravedere in questo mondo? Come la sapienza si possa conciliare con i dati della scienza che parlano di evoluzione? Beh, tutto questo è quanto magari facciamo emergere nel dibattito, ma io penso di aver concluso così, di poter concludere così questo breve intervento. Grazie, mica tanto breve. No? Grazie. Grazie. Telmo Pievani, Creazione senza Dio. Entriamo. Un aspetto che nel suo libro Telmo affronta con eleganza ma di petto, che cos'è il disegno intelligente? Dovesse mai esistere questo progetto, quanto sarebbe intelligente? E proseguo. In fondo i dubbi di Darwin, alimentati dalla lettura di Hume e dal suo sarcasmo su quanto avrebbe dovuto essere infantile e pasticcione, un Dio per creare un mondo così imperfetto. Erano partiti da qui. E prosegue inoltre. L'operato della selezione naturale assomiglia più a quello di un bricoleur che a quello di un ingegnere. A volte sa raggiungere livelli di ottimalità stupefacenti, ma più spesso fa quel che può. In un contesto di vincoli fisici e di sviluppo, assemblando e implementando ciò che ha a disposizione, insegnando nuovi trucchi e a vecchi geni. Come avete ascoltato, la provocazione non è sottile, anzi è sottilissima. Prego Telmo, grazie. Grazie Duccio. È Avito che mi ha permesso di mettere in ordine le idee, visto che anche la mia è un'improvvisazione qui del momento. Innanzitutto ho l'occasione, abbiamo già avuto modo con Vito di dialogare in diverse occasioni in giro per l'Italia, e io ho verso di lui innanzitutto un debito di gratitudine, perché lui mi ha citato a pagina 18 dell'Anima e il suo destino, e calcolando quanto ha venduto l'Anima e il suo destino è sicuramente la frase che io ho scritto e che è stata più letta da persone in questo paese. Quindi, se vuoi la rileggo. No, ci torno io sopra, la sintetizzerò io. Quindi, ma in realtà, a parte questo, non è poi così vero che c'è una differenza, come dire, diametrale tra me e Vito. Abbiamo molte cose in comune, anche inaspettate, credo. Per esempio il fatto che nei rispettivi campi, che sono molto diversi,
siamo considerati due eterodossi, perché io sono convinto che di quanto sia Vito l'abbiamo verificato con i dibattiti che ci sono stati sui giornali. Probabilmente Vito è convinto che io sia un darwinista tetragono tutto d'un pezzo. In realtà nel dibattito, diciamo, interno nostro, nella biologia evoluzionistica, io, come dire, faccio parte di quelli che propongono una revisione profonda, radicale, un aggiornamento veramente molto profondo della spiegazione darwiniana. E questo in qualche modo in campi diversi ci accomuna, insieme ad un modo non ideologico di argomentare che io apprezzo molto, e oggi ho scoperto anche insieme al richiamo a due persone straordinarie come Falcone e Borsellino, su cui concordo totalmente. E poi forse un altro aspetto è che entrambi andiamo alla ricerca di strade nuove nei nostri campi. E allora io partirò proprio da queste strade nuove, e partirò però anche senza nascondere, perché a me hanno insegnato questo, anzi a esprimere con franchezza il mio dissenso su molti punti del sistema teorico e filosofico, oltre che teologico, che Vito ha proposto nei suoi libri. Spesso una critica che io ho letto è quella per cui un approccio come quello che avete appena sentito adesso sarebbe una grande narrazione consolatoria, una sorta di racconto rassicurante, troppo ottimista, qualcuno ha detto. Io non sono molto d'accordo, perché invece penso che la sua visione sia molto impegnativa e abbia un richiamo a una certa responsabilità nostra nel posto dell'uomo nella natura importante. Ci tornerò verso la fine. Ciò su cui credo, e così io lo faccio brevemente adesso nel mio intervento, lancio degli spunti in modo che Vito poi possa intervenire dopo e rispondere a sua volta, ciò su cui credo non siamo d'accordo è il modo di richiamarsi alla scienza e alla natura in particolare. Perché io ho notato nell'Anima e il suo destino un uso, un richiamo che definirei strumentale delle conoscenze scientifiche. Lo dico senza nessuna connotazione polemica o etica, lo dico in modo descrittivo, cioè lui usa degli spunti che ci sono effettivamente nella ricerca, per esempio evoluzionistica. Mi piacciono molto autori che piacciono molto anche a me, siamo amici con Frigioi Capra, Stuart Kaufman, io ho curato diversi loro libri, li ho presentati diverse volte in Italia, ci conosciamo molto bene. Lui li usa però per provare una tesi che secondo me è una tesi invece non fondata, e rapidamente vi cerco di spiegarvi perché. Nel famoso passo dove Vito mi cita nell'anima il suo destino, ci sono dei riferimenti all'evoluzione, su questo ne abbiamo già discusso un'altra volta, adesso non ci torno, ma faccio solo qualche esempio. Per esempio il fatto che le mutazioni genetiche, diciamo, la selezione naturale sarebbe soltanto una forza negativa nell'evoluzione. Oppure il fatto che una visione fondata sui processi di auto-organizzazione sostituirebbe o comunque permetterebbe un superamento profondo e radicale dell'approccio darwiniano, e tanti altri di questi aspetti, di questi riferimenti. E il fatto soprattutto, su cui non concordiamo, che secondo Vito, alla luce di queste scoperte interessanti, possiamo dimostrare scientificamente che nel processo evoluzionistico c'è un grande piano di sviluppo, cioè c'è una grande marcia di progresso che volge chiaramente verso un fine. E questo fine si materializza, secondo Vito, nel fatto che aumentano sempre di più la quantità di ordine nell'evoluzione, la quantità di relazioni e l'intensità delle relazioni, quelle che lui chiama relazioni armoniose nel processo evoluzionista. Quindi c'è un ritorno a una visione di tipo progressionista, mettiamola così, no? Quindi c'è una freccia del tempo. Allora, io su questo punto, a parte gli aspetti specifici su cui non voglio entrare, perché secondo me non rispecchiano i dati di fatto della conoscenza scientifica, ma ripeto, non vado su questo perché penso che se io scrivessi un saggio su Sant'Agostino potrei dire delle cose imprecise e giustamente Vito mi correggerebbe severamente, ma non è questa la questione, o gli sconfinamenti che vanno sempre benissimo. Il dubbio che ho io è sul metodo stesso, cioè su questo uso strumentale nella scienza, perché vedo nel dibattito italiano soprattutto, ma non soltanto in quello, che in Italia in questo momento vanno molto di moda gli appelli alla natura, no? Ne trovate, gli appelli alla natura funzionano.
perché la natura ci sembra qualcosa di stabile, qualcosa di affidabile, qualcosa di universale. E se fate caso alla grande eterogeneità di questi appelli, che vanno dal fatto che un cibo, essendo biologico, deve necessariamente per questo essere più sano e più conveniente, ci convince molto questa cosa, no? Oppure il fatto che la natura sia un depositario di antiche saggezze che stiamo tradendo con la civiltà, ci piace questa idea, molto persuasiva. Oppure il fatto che la natura abbia delle leggi che dicono, per esempio, come è fatta la natura umana, e quali sono i comportamenti normali rispetto a quelli anormali. Avere un certo comportamento sessuale è normale, averne un altro è anormale. Un certo modello di famiglia è naturale, un altro modello di famiglia non è naturale. Vedete quante volte noi usiamo la natura, la usiamo in modo normativo, ma al di là di questo, vedete che cosa chiediamo noi alla natura? Noi in questi casi chiediamo alla natura una base solida, chiediamo universalità, chiediamo stabilità, chiediamo un'essenza e nei casi più forti chiediamo addirittura una norma, un'indicazione di normalità, appunto. Ora, io sono molto scettico su questi appelli alla natura, perché sono suscettibili di due critiche fondamentali, le dico in modo molto chiaro, molto analitico. La prima è che si potrebbero prendere tutti questi appelli alla natura e fare vedere che fanno riferimento a che cosa? A quello che noi chiamiamo natura, ma che in tutti questi casi, uno per uno, in realtà è un costrutto culturale che noi chiamiamo natura. Sono tutti concetti di natura mediati dalla nostra cultura, tant'è vero che questi concetti di natura cambiano radicalmente da cultura a cultura. Quindi stiamo parlando di un'elaborazione culturale alla quale noi affidiamo dei significati chiamandola natura con la N maiuscola. E allora ci mettiamo a dire che esistono, per esempio, che se uno Stato formula delle leggi che vanno contro queste leggi di natura, ha formulato delle leggi contro natura. Siamo tornati ancora a questo nel dibattito in questo paese. Poi c'è una seconda critica, che è più sottile, perché per formularla in qualche modo dovete conoscere nel merito i riferimenti che si fanno alla natura. E cioè che molto spesso, io potrei farvi, adesso non c'è tempo, ma potremmo passare in rassegna tutti questi appelli alla natura, fanno riferimento ad una natura, e questo è paradossale ma interessante, che è spesso completamente diversa da quelle che coloro che dovrebbero essere deputati a studiare la natura, cioè gli scienziati, ci stanno descrivendo. Se in questi appelli alla natura vedete che la natura viene presentata come qualcosa di stabile, gli scienziati vi fanno vedere che se c'è qualcosa che non è una norma in natura è la stabilità. Se vi fanno vedere che nella natura c'è una norma, gli scienziati vi dicono no, se io studio la natura vedo che la norma è la diversità più esuberante, cioè l'esplorazione di una quantità pressoché indefinita di soluzioni adattative di vita le più diverse possibili. Questo è, se proprio vogliamo leggere la natura, il messaggio che ci dà. Dove questi appelli alla natura vedono perfezione, gli scienziati oggi vedono una quantità enorme di imperfezione. Prima si citava il bricolore dell'evoluzione, la selezione naturale che Darwin stesso, e in questo si sbagliava, vedeva come una signora che plasma gli organismi a suo piacimento, non funziona affatto così. La selezione naturale è un artigiano che fa quello che può col materiale a disposizione e finché regge, regge. Come peraltro c'è anche, abbiamo citato diverse volte. Allora, vedete, dove il richiamo alla natura, l'appello alla natura richiama la perfezione, gli scienziati trovano l'imperfezione. Potrei andare avanti tantissimo. Dove nell'appello alla natura cercate una finalità, gli scienziati che studiano la natura e quindi dovrebbero avere gli strumenti più adeguati per capirla, non trovano nessun tipo di indizio di una finalità. Voi potete fare un esercizio molto bello, potete prendere tutti i criteri che sono stati usati e che si usano oggi per parlare di progresso in natura, la complessità, la resistenza all'estinzione, il tempo di sopravvivenza, ci sono tantissimi criteri che sono stati usati, voi potete prenderli uno per uno e vedete che non valgono più. Io potrei farvi, voi ne scegliete uno, io vi faccio un controesempio che dimostra che è un criterio confutato, nessuno di questi criteri può dimostrare che nel processo evoluzionistico c'è una crescita di ordine progressiva e men che meno di complessità, perché è tutta un'illusione ottica del nostro punto di vista attuale di Homo sapiens, che retrocede il vero, come ha scritto una volta Aldo Giorgio Gargani, cioè legge il passato come giustificazione del presente, che è il primo errore fondamentale che qualsiasi
evoluzionista deve sempre cercare di evitare di fare. Il presente non è una chiave di lettura del passato nell'evoluzione. Allora, il fatto interessante qui, vedete, è paradossale, no? Che sia chi studia la scienza che dice state attenti a parlare di natura, state attenti a usare la natura come criterio per capire che cosa è bene, che cosa è male, perché ci comportiamo in un certo modo anziché comportarci in un altro, perché studiando la natura ci accorgiamo di qualcosa di abissale, su cui arrivo adesso e poi vado verso la mia seconda parte, la conclusione, e cioè che se noi andiamo a cercare una norma di comportamento, per esempio in natura, troviamo esattamente tutto il contrario di tutto, e non nella nostra specie. Troviamo l'egoismo più sfrenato, la crudeltà più assurda, l'orrore vero e proprio, e al contempo, ripeto, non solo nella nostra specie, troviamo sacrificio della propria vita, altruismo, reciprocità incondizionata, cioè io faccio del bene a te non aspettandomi che tu me lo ritorni. Reciprocità incondizionata è un comportamento che abbiamo scoperto essere diffusissimo in natura. Quindi, come dire, cosa vado a cercare nella natura se trovo tutto il contrario di tutto? La radice di tutto è il contrario di tutto. Allora non funziona come norma. È per questo che secondo me quando Vito nel suo libro dice, arriva a una conclusione molto radicale, io dissento, cioè lui dice senza l'accettazione della finalità naturale, cioè di questo grande finalismo in natura, addirittura non ci può essere fondamento dell'etica. Lui scrive, secondo me questa è una posizione molto forte che è anche un po' pericolosa, mi spiego perché, io non sono d'accordo comunque assolutamente, perché secondo me sottovaluta tantissimo, ed è ripeto paradossale che questo lo dica chi studia la natura, cioè la scienza, la differenza enorme che c'è tra la sfera della dimensione naturale e la sfera della dimensione del giudizio morale, che resta tutt'oggi, non a caso, anche per i più coraggiosi riduzionisti, una sfera totalmente inaccessibile, che io posso accedere, alla quale io posso accedere attraverso una buona filosofia, ma non certo attraverso il richiamo riduzionistico o deterministico alla biologia, alla natura. Allora, dove sta il punto, secondo me, di disaccordo in cui poi divergiamo? Che dove lui, dove Vito in qualche modo dice, quando io scopro, adesso io semplifico, poi tu sarai più preciso, quando io scopro kantianamente dentro di me la legge morale e quindi la mia capacità, la mia potenzialità verso il bene, io, dice Vito seguendo Kant, scopro letteralmente un'altra dimensione dell'essere, dice Kant. Cioè scopro qualcosa che è totalmente irriducibile alle basi da cui siamo partiti. Ecco, secondo me il passo delicato, e va bene, questa è una tradizione nobilissima, tanti filosofi continuano ancora a pensare questo, adesso invece c'è qualcuno, io penso che questo possa essere un'obiezione che possa essere considerata interessante anche per chi ha una posizione come quella di Vito, c'è una via stretta che qualcuno sta cercando di intraprendere, cioè quella di pensare che la legge morale, cerco di semplificare, sia al contempo irriducibile alla sua radice naturale, cioè una dimensione che non riesco a spiegare facendo ricorso solo alla mia storia evolutiva, ma non implichi per questo l'accedere a un'altra dimensione dell'essere, ma rimanga una, come dire, spiegazione che filosoficamente possiamo ancora considerare naturalistica, purché diamo del naturalismo un'accezione pluralista, non riduzionista, perché anche la cultura è un prodotto della nostra evoluzione naturale, solo che è successo qualcosa. Dove Vito dice anche in un saggio recente interessante che è uscito su Micromega, che il passo è quando si crea un surplus rispetto alla dimensione biologica. Ecco, quel surplus rispetto alla dimensione biologica, che è la dimensione dove si inserisce la norma morale, io la chiamo in un altro modo, la chiamo cultura. Noi siamo un animale culturale che a un certo punto è stato capace di fare qualcosa di radicalmente diverso da quello che fa qualsiasi altra creatura a noi più o meno strettamente imparentata. Perché un aspetto che, come dire, spesso dimentichiamo di comprendere nell'evoluzione è che è un processo contingente, non finalistico, non c'è una direzione. Però, e questo è un dato di fatto che gli scienziati possono avvalorare con tantissimi dati, l'evoluzione è un processo che è capace di produrre novità, cioè innovazioni, è capace ad un certo punto di produrre qualcosa che si comporta in un modo che non era mai stato visto prima in natura. È successo tante volte, gli evoluzionisti le chiamano
grandi transizioni, cioè sono quei momenti in cui in qualche modo sembra quasi che cambino le regole del gioco evoluzionistico. È successo tante volte, perché tra l'altro è sempre bene ricordare che la spiegazione evoluzionistica ha bisogno di un materiale da cui partire, e questo materiale cambia nel corso del tempo e quindi cambiano anche le regole del gioco evoluzionistico. Una volta un studioso, uno storico del darwinismo francese molto interessante, si chiama Patrick Thort, chiamò questa idea effetto reversivo dell'evoluzione. E non c'è dentro niente di nuovo, guardate, perché Darwin, se lo leggete con attenzione, è un pensatore molto contraddittorio, sicuramente pluralista, cioè c'è dentro un po' tutto nella sua opera. Nell'Origine dell'uomo, al capitolo 5, se andate a rileggerlo, lui scrive una cosa che è illuminante. Lui dice, ed è Charles Darwin che lo sta dicendo, io ho spiegato attraverso il processo di selezione naturale come avviene la trasformazione e la moltiplicazione delle specie in natura. E dice due cose, dice, quando mi venne l'idea, io la presi da un economista, no, da un demografo diremmo oggi, che era Thomas Malthus, la presi dall'economia e la portai nella biologia come metafora. E poi aggiunge, badate bene in futuro a non fare mai l'errore inverso di prendere la mia teoria dalla biologia e di riportarla nella società. E perché diceva questo? Perché dice, perché l'uomo è una cosa particolare, dice, e poi spiega perché la morale, la nostra capacità di disobbedire al male che vediamo in natura, al disordine e così via, ma poi dice una cosa soprattutto importante, dice, noi esseri umani che siamo figli della selezione naturale, scrive Darwin, siamo coloro che adesso, in virtù della cultura, che poi lui traduce in igiene, assistenza sociale, decisioni politiche, medicina e così via, siamo capaci di disobbedire all'imperativo selettivo. Se vogliamo, noi possiamo dire di no alla legge della selezione naturale, e non vale per noi esseri umani che c'è un libero gioco e vince il più forte. Tra l'altro vi ricordo anche che la famosa metafora sopravvivenza del più adatto non è di Charles Darwin, e la famigerata metafora sopravvivenza del più forte, Darwin non la usa mai nell'Origine delle Specie, non gli piaceva per niente questa metafora. Allora, chiudo. Cosa c'è di interessante in questo effetto reversivo dell'evoluzione? C'è un passaggio cruciale, interessante. Qui Darwin ti sta dicendo che noi non smettiamo di essere una creatura di questo mondo. Non sta richiamando un'altra dimensione dell'essere, però ti sta dicendo che nel processo evoluzionistico succedono delle cose totalmente imprevedibili che possono cambiare le regole del gioco. Homo sapiens è una di queste transizioni. Allora finirò con un esempio che mi ha colpito molto, perché mi ha colpito anche personalmente qualche mese fa, che è un esempio che va nel senso dello scandalo del male che ricordava Vito Mancuso prima, solo che la mia risposta è leggermente diversa dalla sua alla luce di quello che vi ho detto fino adesso. Il fatto è presto detto: una coppia di nostri carissimi amici di famiglia, ci conosciamo da sempre perché eravamo compagni di classe. Noi abbiamo due figli, loro hanno un figlio maschio che ha 6 anni, e qualche mese fa a questo bambino purtroppo è stata diagnosticata una malattia terrificante, che è una forma di distrofia di Becker. Ora, è come dire, una diagnosi mostruosa, perché è una malattia terrificante che porta all'atrofia progressiva dei muscoli, lo sapete benissimo, e porta ad un'aspettativa di vita che nel caso della Becker non va oltre i 20-25 anni, nel caso della Duchenne, che è ancora più grave, non va oltre i 12-15 anni. Allora, se voi andate a vedere qual è la causa naturale che produce la distrofia di Duchenne, è qualcosa di, per me, quasi abissale, perché è una mutazione spesso puntiforme in una tripletta di un gene del cromosoma X. Una mutazione di una tripletta in un gene del cromosoma X. Nelle femmine non ha nessun effetto perché ne hanno due, e quello sano bilancia, vince su quello malato. Nei maschietti invece qualche volta si presenta. Nella 2/3 dei casi è familiare, quindi con una valutazione si può calcolare il rischio, ma in 1/3 dei casi, che è tantissimo, è puramente casuale. Cioè la mutazione è abbastanza frequente, insorge costantemente. Allora, qui naturalmente, di fronte a questo evento naturale, una mutazione casuale in una tripletta, in un gene di un cromosoma,
che può essere dovuto ad una marea di cause ambientali, ripeto, familiari, noi non siamo posti soltanto di fronte allo scandalo del male, di quello che è successo, che è profondamente ingiusto, ma anche perché noi sappiamo esattamente come andranno le cose nei prossimi anni, è tutto chiaro. Vediamo adesso, sapendo quella diagnosi, certi comportamenti, certi sintomi, cose di... è qualcosa di terrificante. Ma, ripeto, non è solo lo scandalo del male dentro lì, è che io da evoluzionista non posso non ricordare che quelle mutazioni puntiformi in quel cromosoma X, in quel gene, in quel cromosoma X, che diventa orrore per noi in quell'evento, è esattamente uno dei motori principali che ci fanno essere qua. Cioè quel tipo di mutazioni casuali, puntiformi, è il segreto senza il quale non ci sarebbe produzione di creatività, nascita di nuove specie, capacità di adattamento. Noi non saremmo qui se non ci fosse quel tipo di evento. Quindi vedete la contraddizione abissale che c'è quando io guardo dentro la natura. Ci vedo l'orrore, perché quello è un orrore, ma ci vedo anche la risorsa fondamentale senza la quale l'intera specie umana, in generale le specie, non ci sarebbero. Allora, prendendo questo esempio radicale rispetto a quello che vi dicevo prima di Darwin, dell'effetto reversivo, noi rispetto ad un animale che si adatta alla natura, in effetti due cose diverse rispetto all'animale, almeno due, le possiamo fare, e su questo siamo d'accordo io e Vito Mancuso, cioè che noi rispetto a quell'evento orrendo siamo primo consapevoli e lo possiamo tematizzare, possiamo farcene una ragione, possiamo descriverlo, possiamo comunicarcelo gli uni agli altri e tematizzarlo attraverso un linguaggio simbolico, possiamo farne un concetto, un'idea, una teoria, possiamo capirlo, ma soprattutto noi rispetto a quell'orrore possiamo dire di no, in qualsiasi momento. Dire di no in questo caso non vuol dire che purtroppo possiamo salvarlo quel bimbo, perché in questo momento non abbiamo le possibilità, però possiamo dire di no a quel messaggio rendendo la sua vita la più dignitosa, felice, intensa possibile negli anni che gli rimangono, e questo è quello che faremo tutti noi che gli stiamo attorno naturalmente, ma vuol dire anche dire di no cercando il più rapidamente possibile delle terapie per quella malattia, e forse fra qualche anno, c'è qualche già sperimentazione, tra l'altro due delle più importanti qui a Milano, forse un giorno ci arriveremo. Questi sono tutti modi di dire di no, che sono figli di quell'effetto reversivo di cui parlava Darwin nell'Origine dell'uomo. Allora, la mia risposta, vedete, è interamente naturalistica, non fa ricorso a trascendenze, non fa ricorso ad altre dimensioni dell'essere, perché, e finisco, l'orizzonte dentro il quale io mi inserisco è diverso da quello di Vito, perché è un orizzonte basato sull'idea della contingenza della nostra presenza qui. C'è un punto su cui io ho una visione diametralmente opposta a quella di Vito, quando Vito dice: la storia non fonda se stessa. Ecco, io invece penso che la storia fonda se stessa e che noi, come diceva Stephen Jay Gould, con una frase bellissima secondo me, siamo figli di pura storia, pura storia. Siamo figli di una storia imprevedibile, interessante, che ha prodotto novità e che a un certo punto produce, diceva Gould, un'espressione simpatica, un glorioso accidente della storia, che siamo noi. Un glorioso accidente, un accidente, perché questo siamo, frutto di una storia che poteva andare in molte direzioni le più diverse, ma il fatto che siamo qui per motivi così improbabili non toglie nulla al fatto che siamo un glorioso accidente, un accidente che non si era mai visto nella storia. Non toglie nulla a questa qualità unica della specie umana, che ci restituisce dal punto di vista etico un messaggio semplicissimo, che è primo un messaggio di libertà, e su questo siamo d'accordo con Vito, ma ci arriviamo da due strade diverse. Libertà per me vuol dire qualcosa di diverso, vuol dire che nel comprendere questa storia e il fatto di essere figli di pura storia non posso più delegare ad un principio esterno alla natura la ragione per cui siamo arrivati fino a qui, ed è la seconda dimensione, quella della responsabilità. Anche qui una parola su cui potremmo andare d'accordo con Vito, perché per me responsabilità, ripeto, ci arrivo per una strada molto diversa dalla sua, vuol dire una responsabilità verso il nostro passato, verso la nostra storia, noi ce la dimentichiamo completamente, questo che vuol dire una cosa bioeticamente precisa, che quando noi con le nostre tecnologie, facciamo qualcosa che è radicalmente lontano dalle logiche
che ci hanno portato fin qui naturalmente, dovremmo sempre applicare un principio non di precauzione, che è molto vago, ma un principio di responsabilità, cioè calcolare costi, benefici, gli effetti con la ragione che l'evoluzione ci ha dato. È una responsabilità verso l'ambiente, perché un punto di vista evoluzionistico ti fa capire che noi siamo dentro quella rete dei viventi di cui parla Figgio e Capra, e quindi noi siamo parte ancora di quella rete, e se distruggiamo quella rete facciamo qualcosa di terribilmente stupido, perché è molto miope tagliare il ramo su cui poggiamo e prima o poi ne pagheremo le conseguenze. Ed è ovviamente una responsabilità verso il futuro, perché il futuro, quella dimensione che piaceva tanto ad Albert Einstein, noi abbiamo deciso di dedicare il prossimo Festival della Scienza 2009 alla parola futuro, e useremo una frase di Einstein che a me fa impazzire, cui verso la fine della sua vita nel diario dice: il futuro è l'unica dimensione che mi interessa perché è il luogo dove passerò il resto della mia vita. E è interessante perché nella dimensione del futuro voi in qualche modo vi rendete conto che ancora una volta non puoi chiedere alla natura delle giustificazioni che la natura non ti può dare, non puoi chiedere alla scienza quello che la scienza non ti può dire. Il futuro spetta a noi, siamo una specie libera e responsabile, spetta alle nostre azioni, alle nostre decisioni, e non a degli ipotetici appelli a una natura che faccia da norma e che ci faccia capire una volta per tutte che strano animale contraddittorio siamo. Quindi siamo diventati un animale culturale, siamo una cosa molto particolare, e questo implica anche che il futuro è direttamente nelle nostre mani. Vi cito una frase con cui Gould definiva La vita meravigliosa, che è un libro per me molto importante. Noi siamo figli di pura storia, dice, e dobbiamo seguire il nostro cammino in questo, che è il più diverso e interessante degli universi concepibili. Un universo che è indifferente alla nostra sofferenza e che ci offre quindi la massima libertà di avere successo o di fallire nella via che avremo deciso di scegliere. Grazie. Grazie a Telmo Piovani. Vito, vuoi reagire subito? Ma non lo so, io avrei da reagire, ma ovviamente, ma se però pensi che si debbano fare domande, cosa a te, sei tu presidente, non... Ma visti gli appunti che intravedo sul di fronte a te, credo che una prima risposta o interazione, più che risposta, un'interazione con te. Ma velocemente, a me viene in mente adesso la famosa frase kantiana, no? Perché io ho sentito nelle tue parole, Telmo, sostanzialmente lo stesso dualismo, che contrassegna il grandissimo Kant, e che a mio avviso è da superare, perché il limite di questo dualismo è quello di non riuscire a spiegare che cosa, a spiegare perché questa libertà che mi governa, o meglio che mi governa, questa libertà che appare dentro di me, io debba determinarla per il bene, per la giustizia. E ripeto, per quel bene e per quella giustizia che a volte sono implausibili dal punto di vista della selezione naturale, sono implausibili dal punto di vista del semplice benessere. Il cielo, allora, fino a quando noi pensiamo che il cielo stellato sopra di due cose riempiono l'animo di meraviglia, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, no? Famose parole con cui Kant chiude la critica della ragion pratica. Ora, io sono convinto che fino a quando noi pensiamo che queste due cose siano attestazioni di due mondi diversi, cioè che la meraviglia verso il cielo stellato e la legge morale dentro di me siano attestazioni di due dimensioni che tra loro non hanno nulla a che fare,
E tu dici la legge morale è irriducibile alla sfera biologica. E dicendo questo, tu appunto che cosa dici? Dici che appunto che c'è questo dualismo, c'è questo è apparsa la libertà. È apparsa. Ma perché è apparsa la libertà? E se noi non conosciamo l'origine di questa libertà, se non la radichiamo profondamente nel frutto più bello del lavoro della natura, io non sto facendo un discorso adesso divino, di Dio che vuole piazzare Dio, peraltro queste cose che sto dicendo sono proprio pura filosofia stoica. Lo stoicismo basava la morale sulla fisica. È lo stoicismo, la fisica è l'albero e i frutti dell'albero sono l'etica. Quindi non è che sto facendo discorsi teologici, sto facendo un discorso di questo tipo e poi piazzare il prodotto per poi scavare buchi, no, non di nessun tipo. Cioè, veramente siamo alle prese con due diverse filosofie della natura, perché quando tu mi dici c'è un uso strumentale della scienza, ma ho l'uso della scienza che fanno, permettimi di dire, i pensatori, i filosofi, i teologi che non fanno gli scienziati e che leggono la scienza per trovare secondo la loro visione del mondo. Ma ti dirò di più, Telmo, è esattamente questa divisione, questo, in un certo senso quest'uso strumentale della scienza si ha all'interno degli stessi scienziati quando devono dare un significato ai dati che loro scoprono, perché altrimenti come spiegare che gli scienziati si dividono loro stessi quando appunto si tratta di dare significato, di dare un senso complessivo? L'origine della vita è l'esempio classico che ho fatto anche più di una volta ragionando, discutendo, litigando con Boncinelli. L'origine della vita, ecco, secondo un premio Nobel della medicina come Monod è un caso, non c'è alcuna logica nella lotteria cosmica. Secondo un premio Nobel per la medicina come Christian de Duve è una necessità intrinseca, la vita non poteva non nascere dalla polvere vitale che è la materia, questa vital dust, questa polvere, la materia mater, non poteva non nascere. Sto parlando di due premi Nobel per la medicina, si suppone che nessuno dei due come dire, ignori come siano messe le cose a livello scientifico. Allora cosa dire? Fanno un uso strumentale della scienza? Ma probabilmente sì, ciascuno, perché? Perché non si tratta più di fare scienza adesso, ma si tratta di fare filosofia della natura. Ma gli esempi sono altri, non so, Francis Collins e Craig Venter. Voi sapete il genoma, decodificazione del genoma umano, benissimo, due consorzi che la fanno, guarda un po', a capo del consorzio privato c'è uno, Craig Venter, che alla fine, già prima, ma insomma, fa questo, decifra questa cosa e giunge a rafforzarsi nella sua visione atea. Francis Collins, esattamente facendo questo mestiere, giunge ad abbracciare la visione teista. Certo, non del progetto intelligente che cala dall'alto, così, ma una visione, diciamo, di un'evoluzione alla Teilhard de Chardin, aggiornato, riveduto e corretto nei nostri giorni, una natura appunto che è abitata da una logica di progressiva organizzazione. E allora abbiamo uno strumentale della scienza, abbiamo entrambi che conoscono bene queste cose, le hanno voglio dire, toccate con le loro mani, ci hanno ragionato sopra, le hanno smontate e uno le sintetizza, per così dire, da un significato A e l'altro da un significato non A. Gli esempi potrebbero essere altri, insomma, sui fisici, Freeman Dyson che giunge appunto a vedere anche qui una progressiva organizzazione, Weinberg no, e così via, insomma, pensa, sono cose che sai meglio di me, però che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in gioco appunto non c'è la scienza. Io non voglio, come dici tu, dimostrare scientificamente che c'è un fine, cioè sono ben lontano da Dio, voglio fare filosofia della natura. Cosa di cui, secondo me, il nostro tempo ha assolutamente bisogno, perché o si fa filosofia della natura e questa libertà che emerge dalla natura trova veramente un fondamento e un criterio nella natura stessa, perché se nella natura c'è tutto il contrario di tutto, a questo punto io che sono libero, perché non devo porre tutto il contrario di tutto? Cioè, se la natura è questo ventre e questa guerra dove appunto c'è, tu dici che c'è tutto il contrario, a parte che non è vero a mio avviso che nella natura, perché nella libertà c'è solo nell'essere umano, ma comunque se la natura è governata da questo tutto e contrario di tutto, a questo punto io che sono pure un pezzo di natura, perché non devo essere governato da qualche cosa che sia al di là, che vada al di là della
del tutto, il contrario di tutto a seconda della convenienza. Ma insomma, poi non guardiamo la storia della cultura, quella cultura che tu dici così, ma guardiamola, insomma, non è che le persone più acculturate, più dotte siano migliori, anzi, molto spesso il male quello con la M maiuscola viene proprio dai dotti. I grandi scrittori, quando hanno voluto disegnare i peccatori per eccellenza, e non li hanno dipinti come persone sprovviste di cultura, li hanno dipinti come grandi personaggi con grande dimensione culturale. Allora, sono d'accordissimo sul discorso del male fisico, e poi concludo, sul discorso del male fisico che hai fatto, della mutazione, di questa mutazione della tripletta del gene all'interno del cromosoma. È casuale il caso, però, e sono d'accordo su te, su questa cosa molto bella che dici, quando dici, ecco, però esattamente questa logica, il fatto che una mutazione casuale avvenga, esattamente questo è ciò che ci ha portato qui, perché altrimenti saremmo tutti rimasti all'ameba primordiale, protozoo e così via. Bene. Però non pensi che ci sia qualche cosa che discrimina questa mutazione? La mutazione catastrofica, no? Negativa, che si dà come malattia nel figlio dei tuoi amici, è destinata a rimanere tale, non produce maggiore organizzazione. E la natura, nella sua cecità, ma nella sua sapienzialità, di una sapienza cieca, di una sapienza impersonale, la rifiuta, appunto. E noi ne parliamo come di una malattia genetica, come di un handicap. Se la mutazione che avviene casualmente, sono d'accordo sulla casualità, invece è funzionale a una maggiore organizzazione, allora viene accettata, produce un livello maggiore di organizzazione. E se dalla ameba primordiale siamo monocellula, ci siamo giunti noi, che siamo abitati, se capisco bene, se ricordo bene il dato, da 10 milioni di trilioni di cellule, di 254 tipi diversi, perché tale sarebbe grosso modo il composto umano, beh, insomma, se qui non c'è una logica di accrescimento dell'organizzazione, non lo so di cosa stiamo parlando, non, è un dato, è semplicemente il dato che va. È chiaro che questa cosa non può essere ricondotta a un processo intelligente che cala dall'alto, perché a questo punto non si spiegherebbe la mutazione che porta alla morte alla morte prematura di un innocente, e quindi io sono assolutamente non creazionista. Ma che ci sia dal basso il farsi di un progressivo disegno, insomma, e Mark Hauser lo conosci, Moral Minds, cioè il fatto che il fondamento biologico della morale, cioè non è Vito Mancuso che prende dalla scienza qua e là, ma Moral Minds, Mark Hauser, come tu ben sai, è un biologista, un biologo di Harvard, ha condotto una serie di esperimenti, ha test in quattro angoli del mondo, che cosa è giunto a, vuol dire, scoprire, tant'è che ha scritto questo libro, Menti Morali, come la natura ha disegnato la morale dentro di noi, ha scoperto esattamente che la logica che guida la natura è quella della relazione armoniosa, della relazione ordinata. È chiaro che a livello dell'ameba, e a livello della giungla, e a livello degli organismi più inferiori rispetto all'uomo, si dà questa relazione ordinata alla maniera inferiore. Ma se la libertà emerge, se lo spirito emerge, non è appunto un'improvvisazione, non è nient'altro che l'emersione di un livello ancora superiore. Ecco, tutto qui. E quindi, a mio avviso, il radicamento della morale, della cultura, della dimensione spirituale nella dimensione biologica, proprio nella dimensione biologica, come progressiva organizzazione, come crescita, a mio avviso è la mia filosofia, insomma, ma non è solamente la mia, ecco, Mark Hauser è uno di questi, gli scienziati che ho specificato, certo siamo divisi da questa diversa filosofia della natura, però siamo uniti da una passione per la libertà, ecco. Ecco, Telmo Pievani è disponibile, prima di ascoltare, prima di rispondere a Vito Mancuso, le vostre domande eventuali. Ecco, mi raccomando che siano molto brevi, che non siano il quarto relatore.
chi di Marco Manzoni non so. Beh, preso evolutivamente per mettere un po' di altro sale in circolo, ma io sono d'accordo che ci sia un utilizzo spropositato quantitativamente e anche qualitativamente di appelli fra virgolette attorno alla natura, però vorrei chiedere a Pievani se questo riguardasse anche gli appelli che sempre più pesantemente coinvolgono l'opinione pubblica rispetto al dissesto provocato non certamente da entità soprannaturali o trascendentali, ma dalla mano umana che l'ecosistema terra sta passando. Lui in realtà al termine del suo intervento ha fatto una leggera passata su questo tema, ma a proposito di male e della sua concretezza, io reputo che la maggiore entità qualitativa del male provocato dall'uomo in quest'ultimo secolo e che permane a tutt'oggi è proprio quello verso, diciamo, quello che chiamiamo comunemente natura o ambiente o ecosistema. Questa è la cifra qualitativamente più significativa del male, solo che per la nostra comune radice antropocentrica, cristiani, cattolici, laici, sinistra e compagnia bella, scienziati e così via, questa cosa qui fatica ancora, nonostante l'establishment scientifico in grandissima parte abbia rimosso il problema per 30 anni. Io un intervento analogo qui a Casa Cultura non so quante volte l'ho fatto, ma ancora oggi sono, devo dire, sconfortato un po' a doverlo riprendere in un luogo dove la sensibilità su questa cosa dovrebbe essere centrale, perché 30 anni fa Aurelio Peccei, per dire solo un italiano, aveva posto la questione da un punto di vista scientifico, non solo etico, nelle sue esatte misure, e ancora oggi si fatica a metterlo al centro di un'iniziativa culturale etica adeguata. Ecco, devo dire che sono colpito nella stessa così un po' linea da appunto alcune affermazioni che magari un po' appunto così nella sintesi dell'esposizione sono state dette, come appunto il futuro è direttamente e completamente nelle nostre mani, piuttosto che noi siamo figli di pura storia, siamo un puro e glorioso accidente della storia. Io queste affermazioni così nette, con questo tono che riecheggia un po' così una certa storicamente sicumera e anche un po' ibris della scienza, io credo che su questo punto ci vorrebbe più cautela. E su questo punto voglio citare uno scienziato e non un teologo né un'entità appunto spirituale, come Gregory Bateson, che sicuramente Pievani conosce e immagino apprezza, che poneva alla base di una moderna filosofia della scienza, quindi una moderna anche studio e così via, dal punto di vista proprio epistemologico, la categoria interpretativa e anche etica dell'umiltà. Io chiederei veramente che elementi come Pievani e queste nuove anche realtà scientifiche ci sono nel nostro paese, però accolgano questo stimolo a porsi in un modo più problematico, meno netto e con appunto questo accento di umiltà che non è solo di carattere morale, ma secondo me ha intrinsecamente delle sue ragioni scientifiche, fra virgolette. Grazie. No, forse ecco l'invito alla sintesi, tentando di sintetizzare appunto. Io non ho nessuna competenza sulla scienza e semplicemente dico quello che mi sento e sento dentro di me. Il problema del Dio fa, vuole o non vuole il male. Io non riesco a uscire dal discorso che se Dio non è caratterizzato da un rapporto di estraneità,
non può non volere il male. E quindi questa è la prima domanda: o c'è una estraneità di Dio rispetto alla realtà, e allora il problema si risolve. Ma se non esiste una estraneità di Dio rispetto alla realtà, perché Dio è coinvolto, perché Dio è partecipe, e non si può non dire che Dio non vuole il male, lo vuole. La mia opinione è che allora bisogna semplicemente concludere che Dio non esiste, perché non ha senso. Io concludo che Dio non esiste. La seconda cosa è, in realtà, quando noi diciamo c'è il male, non ci accorgiamo che sono diversi i mali che vediamo. Cioè, ognuno vede un male diverso dall'altro. Ogni cultura vede un male diverso dall'altro. Ogni civiltà lo vede in modo diverso. Se viviamo in un sistema feudale, vediamo un certo male. Se viviamo nel sistema moderno, della modernità razionalizzatrice, vediamo un altro tipo di male. Nel sistema feudale è un male la rottura delle separazioni e dei privilegi. Nel sistema moderno è invece un bene la rottura di separazioni e privilegi. Quindi, secondo me, questo è importante, concludo subito, perché se io dovessi dire qual è il male che non vediamo, il male che dovremmo vedere e non vediamo, io mi sento di rispondere così: è quello che ogni tanto qualche funzionario della FAO dell'ONU descrive e compare su qualche pagina interna dei giornali che nessuno nota, ovvero sia il fatto che metà dell'umanità vive con 1, 2, 3 dollari al giorno, cioè metà dell'umanità è impegnata ogni giorno della sua vita a cercare semplicemente qualcosa da mettersi nello stomaco. Non fa altro, metà dell'umanità fa semplicemente questo, comprese la ricerca di cavallette, formiche, radici d'erbe, perché qualcosa bisogna mettersi nello stomaco. Dico ancora quello che penso. Secondo me, Benedetto XVI dovrebbe parlare 100 volte di più di questo fatto rispetto a fatti come le coppie di fatto, gli embrioni. Invece ne parla 100 volte di meno. Perché? Io ce l'ho una risposta sul perché. No. Prego, qualcun, poi ancora un intervento. Intervento short. Dunque, io sorvolo sulla intermediarietà di Dio. Mi ricollego al passaggio pensare il male e vuole pensare male. E allora, da questo passaggio ricavo il rapporto tra pensiero e sentire, per cui dal sentire si fa presto a passare al sadismo, e quindi al rapporto tra male e sentire, male oggettivo e sentire. Grazie. Sì. Sul sadismo vai tu. Poi ci fermiamo. Sì, sì. Io volevo comunicare brevemente due impressioni che sono al tempo stesso due domande, in qualche modo. L'una riguarda la questione che è stata posta da Telmo Pivani, secondo cui è un dato di fatto dimostrabile assoluto che nella natura non c'è alcun progresso evolutivo, cioè è un dato di fatto che ci sia tutto e il contrario di tutto. Ora, mi sembra, anche se parlare di ingenuità con personaggi di questo livello è, diciamo, può sembrare presuntuoso, però mi sembra quasi
ingenuo porre questa cosa come dato di fatto assoluto e non già come risultato a sua volta di una posizione, come dire, mentale e di una propria posizione predefinita che porta a interpretare le cose in questo modo. L'altra questione riguarda il rapporto, diciamo così, fra il male e Dio. E qui sono in gran parte d'accordo con l'ultimo intervento fatto. Ho apprezzato molto il fatto che nell'intervento si tenesse fermo il discorso per cui la contraddizione esiste comunque, lo scandalo esiste comunque e non può essere facilmente risolto, diciamo. Ma appunto la mia impressione è che più che uno scandalo che esiste comunque, questa contraddizione, se poniamo appunto da una parte un'infinita potenza, dall'altra una diciamo bontà, sia talmente forte che mi risulta francamente inimmaginabile come si possa pensare all'esistenza di una divinità. Possiamo, chi tra voi vuole? Basta, io lascio, sì, l'ultima parola io. Sì. Ah, Vito. Sì. Comincio io, così lascio volentieri l'ultima parola in chiusura a Vito. Allora, e poi ovviamente provo anche a mia volta a risollecitare rispetto al secondo intervento di Vito Mancuso. Comincio dall'ultima domanda e vado all'indietro fino alla prima. L'ultima domanda in qualche modo mi imputa un antiprogressionismo preconcetto, diciamo così. Cercherò allora di essere un po' meno ingenuo, però brevemente. No, non è così, nel senso che molti evoluzionisti, a cominciare da Darwin in certi passaggi, tantissimi, anche alcuni insospettabili, penso a un Richard Dawkins, hanno tentato di sostenere a più riprese che fosse possibile, da un punto di vista scientifico, quindi facendo un'analisi dei dati evoluzionistici a nostra disposizione, tracciare una linea che loro chiamano di tendenza nell'evoluzione. Ci hanno provato in tutti i modi possibili, anche gli ultimi tentativi alla Dawkins sono falliti, tanto è vero che oggi nel dibattito pubblico, nel dibattito scientifico non si usa più questo criterio dell'idea di tendenza. Se ci sono delle tendenze nell'evoluzione sono molto ristrette nel tempo, cioè hanno un inizio e hanno una fine. Se noi guardiamo il percorso generale dell'evoluzione, anche se ingenuamente, ovviamente, se io lo guardo a posteriori, è chiaro che siamo passati dalla ameba ad Albert Einstein e quindi è chiaro che ci sembra un progresso, ma quando noi guardiamo dentro l'evoluzione e parliamo di progresso, parliamo scientificamente, in questo caso anche filosoficamente, di una cosa precisa, cioè io devo trovare un criterio che mi permetta di giustificare questo percorso con una necessità intrinseca, cioè con una legge, con una causa, quello che volete, con un criterio che ha tirato l'evoluzione in questa direzione. Siccome questo criterio non si trova, perché sono caduti tutti fino adesso, empiricamente possiamo dire che per il momento, nell'ambito della discussione evoluzionistica, non si parla più né di tendenza né di progresso, quindi non è una cosa ingenua, era un riferimento al dibattito attuale. Tenete sempre presente che un conto è come sono andate le cose, che ci hanno portato fino qua oggi, altro conto è spiegare perché. Nella scienza sono due dimensioni diverse. Quando passo allo spiegare perché, i criteri di progresso non funzionano, devo usare altri criteri probabilistici, statistici e così via. Quindi è una questione sofisticata questa dal punto di vista del metodo, e ha un suo merito scientifico, cioè è una questione oltre che filosofica, scientifica. E poi arrivo alla filosofia naturale, perché è un tema importantissimo che citava Vito prima. Sul primo intervento, mi pare si chiamasse Manzoni, la prima persona che è intervenuta, mi ha, credo, frainteso radicalmente se parla di ubris o di sicumera.
questo tema della Ubris mi permetta uno sfogo. Io non ne posso più che gli ambientalisti continuino a parlare di sta benedetta Ubris. Usciamo dall'ambientalismo romantico che usa Bateson come guru metafisico, con questa storia della natura saggia, incontaminata, vergine, buona, che noi abbiamo tradito come Prometeo che ruba il fuoco agli dèi. Piantiamola con questa storia, perché noi siamo Homo sapiens. Noi siamo Homo sapiens perché fin da... Sto parlando di un'altra cosa. Prego, prego. Ma questa storia della Ubris nei confronti della natura non ha nessun fondamento. Certo, certo, certamente, ma chi lo nega? Ma le faccio solo notare, poi discutete a parte, lo faccio solo notare che se parliamo in termini di Ubris, cioè di perturbazione degli equilibri naturali, noi non saremmo qua, perché li abbiamo sempre perturbati fin dall'inizio. Quindi smettiamola con questa storia che la natura è la depositaria degli equilibri e noi siamo una forza di disequilibrio. È chiaro che noi oggi stiamo facendo delle cose totalmente inusitate, ma io penso che sarebbe interessante anche nella sinistra, perché questo sono d'accordo, ma penso che debba essere fatto autocriticamente questo, nella sinistra potremmo provare, come qualcuno sta cercando di fare, a uscire dall'ambientalismo romantico e entrare in quello che qualcuno chiama l'ambientalismo scientifico, cioè un approccio che usa al meglio le conoscenze scientifiche responsabilmente per smettere di continuare con questo scempio. Perché il messaggio "noi siamo un glorioso accidente della storia" è esattamente il contrario della Ubris, è un messaggio di umiltà non solo evoluzionistica ma anche epistemologica, ma per un motivo preciso, non romantico. Il motivo preciso è che l'evoluzione ti fa vedere che l'umiltà è una necessità, perché noi non siamo biologicamente autonomi, anche se pensiamo di esserlo. Quindi vuol dire, tecnicamente, umiltà vuol dire che è chiaro da Capra, l'ipotesi Gaia, l'ovulo, che se noi andiamo avanti a perturbare gli ecosistemi come stiamo facendo adesso, non è che facciamo sparire la vita, perché la vita va avanti comunque, stiamo semplicemente corrompendo le possibilità della nostra sopravvivenza. Messaggio più umile di questo io francamente non riesco a trovarlo. E così vengo alla questione dell'ecologia, perché tra l'altro una cosa che spesso si dimentica è che la spiegazione evoluzionistica è una spiegazione ecologica. Quando c'è stato Frigel Capra un mese e mezzo fa qui, gli ho fatto vedere un appunto di Darwin dei taccuini che lui non conosceva, che gli è piaciuto tantissimo, dove Darwin usa il termine web of life, e dice, alla luce delle mie conclusioni, tra l'altro era giovanissimo, c'era appena arrivato, ciò significa che siamo imparentati, eccetera, eccetera, vuol dire che siamo tutti uniti in un'unica rete della vita, e voleva dire che siamo tutti uniti da una trama di relazioni sia biologiche che non biologiche, quindi evoluzione del pianeta ed evoluzione della vita. Sulla filosofia naturale, chiudo e poi lascio la parola a Vito, è fondamentale questa cosa, io sono totalmente d'accordo che noi avremmo bisogno di tornare a una buona filosofia della natura, sono d'accordissimo, bisognerebbe lavorare tantissimo su questo, però penso anche che sia un compito molto difficile. Perché è un compito molto difficile? Perché è cambiata la filosofia, naturalmente, ma è cambiata soprattutto tantissimo la scienza, che è molto frammentata, è divisa in specialismi, per cui già solo nel mio campo, nel campo di cui mi occupo io, non so, i biologi molecolari non riescono a spiegarsi con i paleontologi, eppure sono tutti e due concentrati fondamentalmente sullo stesso oggetto. Quindi oggi fare una buona filosofia naturale è qualcosa di complicatissimo, che richiede probabilmente che dobbiamo ricominciare a costruire anche dei contesti di discorso nuovi, in cui i filosofi, gli scienziati dialogano fra di loro col giusto tempo, con la giusta capacità analitica. La critica che volevo fare io era molto più circostanziata, cioè faccio un esempio: quando tu dici, scrivi nel libro, le ricerche nel campo della microbiologia hanno ormai rivelato che le dinamiche sottese all'evoluzione sono tre, e che di queste le mutazioni casuali, cioè il motore del darwinismo, sono la meno importante, e vai avanti dicendo invece c'è l'aumento progressivo di complessità. Qua io ti dico solo, se vogliamo fare una buona filosofia naturale,
Mi va benissimo questa frase, però dovresti dire: c'è un dibattito in questo momento in campo evoluzionistico. Alcuni pensano che, e fai nome e cognome di chi sono, magari con i paper di riferimento. E poi dovresti dire: resta tuttavia vero che la maggioranza della comunità scientifica la pensa diversamente. In questo modo il lettore capisce bene che tu stai facendo l'uso di una citazione all'interno di un dibattito scientifico di cui poi giustamente puoi fare l'utilizzo filosofico che vuoi. Ma se tu la metti giù così e una persona non conosce quello che sta succedendo nel dibattito evoluzionistico e ti crede perché giustamente sei un intellettuale autorevole, si convince davvero che noi oggi pensiamo che le mutazioni siano la cosa meno importante nell'evoluzione. E io ti assicuro che se prendi tutti i paper che oggi girano non è così, anzi scopriamo che la mutazione attraverso la deriva genetica e tanti altri meccanismi è fondamentale, anzi è molto più importante, perché tra l'altro tecnicamente la selezione naturale riduce le mutazioni, tende a ridurle. Quindi questa continua emergenza spontanea di mutazioni oggi è considerata centrale nella spiegazione evoluzionistica. Quindi capisci, è solo una questione di metodo che io pongo, e quando dico strumentalizzazione non lo dico polemicamente, te lo ripeto, lo dico perché nel richiamare la scienza in questo modo, se vuoi un po' unilaterale, cioè prendo solo quello che mi fa comodo per la mia tesi, io ci vedo una strumentalizzazione, perché in qualche modo tu parti dalla tua tesi filosofica o di filosofia naturale che c'hai già in mente, poi vai nell'ambito scientifico e peschi quello che ti interessa per corroborare la tua tesi filosofica. Secondo me non è questo il modo giusto per fare filosofia naturale. Secondo me il modo giusto è: andiamo a vedere cosa sta succedendo in campo evoluzionistico, vediamo tutti i dibattiti, le questioni, prendiamo una posizione, per esempio, sono d'accordo con te, facendo vedere che c'è una profonda differenza filosofica tra Monod e De Duve, oppure tra John Polkinghor che citavamo all'inizio e altri scienziati, e fare vedere ovviamente che la scienza è una forma di cultura, i scienziati sono pieni di pregiudizi, di filosofie implicite che mettono dentro nella ricerca, questo va benissimo. Ultimissima cosa che chiedo a Vito, così do la chiusura a lui, è sulla questione del dualismo, perché non mi era mai capitato di essere additato come dualista, ma può succedere di tutto. Diciamo, semplifico, nel dibattito a cui partecipo io ci sono due posizioni naturalistiche fondamentali. Uno è il naturalismo scientista, alla Dennett, in certo qual modo anche la Hauser che tu citi, alla Dawkins, ci sono un sacco, da qua in un po' ci sono un sacco di naturalisti riduzionisti che dicono che la filosofia deve diventare una branca della scienza e che fondamentalmente la natura umana si spiega in ultima analisi con le scienze sperimentali, punto. E tutte le spiegazioni vanno ridotte gradualmente a quelle, agli elementi naturalisti. Io combatto questa posizione, difendo una posizione di naturalismo pluralista che dice, semplifico veramente troppo, che quando io studio la natura umana devo ovviamente tener conto dei dati biologici evoluzionistici, se no non farei nemmeno il mio mestiere, ma tenendo presente che la natura umana è una natura stratificata, noi siamo un animale culturale, questo introduce delle nuove modalità esplicative, quindi le scienze umane e le scienze sociali non possono essere ridotte alle scienze biologiche, ma dobbiamo trovare delle forme di pluralistiche di complementarità. Però ti faccio notare che questo è ancora un perfetto naturalismo, perché la spiegazione in termini di scienze umane e scienze sociali, dal mio punto di vista, non mi fa accedere a dimensioni che sono sovrannaturali. Quindi se tu intendi dualismo ontologico, cioè che io penso che c'è la natura e poi c'è qualcosa che trascende ontologicamente la natura, non mi sono spiegato bene. Il mio è un naturalismo integrale, ma metodologicamente di tipo pluralista. Viceversa chiedo a te però, cioè se tu parti da Kant, cioè dalla legge morale dentro di me, e da questa vai alla ricerca di una dimensione ulteriore dell'essere, arrivi a dire che l'evoluzione è un cammino, questo è molto suggestivo, verso la libertà e che il mondo fisico stesso è un lavoro verso la libertà, e alla fine tu chiami questo risultato spirito e dici questo è il fondamento fisico di quello che abbiamo sempre chiamato Dio. Allora spiegami questa cosa perché ancora non mi è chiara. Questo risultato finale o è Spinoza, cioè che tu trovi Dio nella natura e Dio è la natura, oppure sei tu dualista, perché attraverso il tuo percorso la natura ti ha portato a trascendere se stessa ed arrivare a una dimensione sovrannaturale che io invece non contemplo monisticamente nella mia filosofia. Ma è bellissimo, veramente
Peccato che è tardi, ma è bellissimo, perché secondo me ci sono, in questa serata sono emerse, per resto il tema del male non poteva che far emergere queste cose. Grazie Telmo anche per la chiarezza, grazie anche a tutte le domande. Ma allora, per quanto concerne le domande che sono state poste, l'estraneità tra Dio e il male, tra Dio e il mondo, scusate, o si pone un'estraneità tra Dio e il mondo, e quindi va bene, ma se invece l'estraneità non si pone, se si pone una comunanza tra Dio e il mondo, Dio non può che volere il male, e quindi, non mi ricordo, era lei che concludeva che Dio non esiste. Beh, io tra l'altro capisco tutto il ragionamento, ma non capisco la conclusione. Perché si deve porre Dio non esiste? Si può porre Dio lo vuole. Si può porre Dio lo vuole, come fanno grandi religioni mondiali. Si pone esattamente questa comunione perfetta tra Dio e il mondo, il male c'è e Dio lo vuole. Quindi il passaggio finale che Dio non esiste, lei lo fa sulla base di che cosa? Sulla base della potenza che dentro di lei assume l'idea di giustizia e l'idea di bene. Questo è ciò che le fa escludere l'idea di Dio nel senso tradizionale. E io vedo che in questo, se interpreto bene quello che lei ha detto, vedo in questo una radice molto nobile di gran parte dell'ateismo contemporaneo, che esattamente nel nome di una più alta giustizia, rifiutano una certa idea di Dio. Io semplicemente, non ho rispetto tantissimo questa ipotesi, semplicemente mi limito a ricordare ciò che dicevo all'inizio, quella frase che ricordavo all'inizio, cioè si Deus non est, unde bonum. Cioè, da dove viene questa idea di giustizia, questa idea di bene, questa idea purissima di bene, ripeto, che non è semplicemente il bene come benessere, come convenienza, ma è l'idea purissima che porta persino a perderci talora di fronte. Da dove viene questa? Io semplicemente ho detto all'inizio del mio intervento che se l'umanità è giunta a prefigurare l'idea di Dio, se è sorta negli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, perché questo è, Plutarco diceva, voi potete girare le città, troverete con le mura, senza mura, con le schiavi o senza schiavi, tiranniche o democratiche, eccetera, eccetera, non troverete mai una città senza un tempio. Lo diceva Plutarco nel primo secolo d.C., ma insomma molti altri l'hanno affermato sul consensus gentium, da sempre uno degli argomenti, come dire, a favore dell'esistenza di Dio, da sempre gli uomini l'hanno. Ecco, io ripeto, se questa cosa è avvenuta è per custodire questa scintilla di bene che in un certo senso vediamo, non sentiamo, non potersi in prima battuta spiegare con la realtà del mondo, così come appare. E allora la mente umana ha postulato la figliolanza di Dio. Siamo figli di Dio, veniamo da... Detto ciò, come risolvo io la questione del rapporto tra Dio e il mondo? Come penso? Ma io sono convinto che questo è uno in parte l'ho accennato prima, ma è uno dei temi che maggiormente vanno indagati e rivisti della posizione tradizionale, maggiormente. E ho provato a pensare a prefigurare il mio itinerario con la categoria di sapienza. Cioè, detto in altri termini, io riesco a pensare la creazione come finalizzata alla posizione della libertà. Cioè, se Dio mette in atto una cosa così incredibile come il nostro mondo nel quale siamo capitati, io non riesco, e noi stessi, e i miliardi di esseri umani, e le diverse forme di vita, cioè io non riesco a pensare altro disegno, diciamo così, altro progetto, altro scopo, che non sia il sorgere della libertà. Dio è libertà,
libertà personale sussistente, e non riesco a pensare se non una posizione a sua immagine e somiglianza dell'essere. E quindi in un certo senso quella polvere vitale a cui fa riferimento Christian de Duve la vedo molto vicina, la sento molto vicina alla mia sensibilità, cioè non, e anche nel libro scrivo, nel mio libro, nell'ultimo, scrivo che non bisogna pensare tanto come Dio che, scusate il soffio, ma insomma soffia l'anima nella polvere umana, ma nell'uomo, ma il soffio c'è prima, è la stessa polvere vitale, la stessa materia mater che contiene questa energia divina, è tesa a cercare di riprodurre se stessa, cercare di comprendersi, di autocomprendersi e di giungere quindi a sapersi, a compiersi come libertà. Io non lo so neanche se questo sia Telmo, poi vedo se questo sia cristianesimo, no, se ancora è compatibile o no col cristianesimo. A mio avviso sì, secondo qualcun altro no, e infatti secondo qualcuno io già dicendo queste cose non sono più cristiano, sarei spinozista, sarei hegeliano, così via. Io quello che sento è che quell'umiltà su cui tu sei d'accordo, su cui tutti siamo d'accordo, su cui tutti è richiamato, che quell'umiltà è qualche cosa che deve profondamente compenetrare la mente e prima ancora il cuore, nel senso come centro, no, pulsante della personalità di ciascun uomo. E qui non è più possibile, almeno per me, io non parlo di me stesso, non sto facendo il teorico, non riesco più a credere così come un tempo. Sappiamo troppe cose per continuare a credere secondo la visione del mondo che sta alle spalle della dogmatica tradizionale. Però d'altro lato occorre fare sintesi, occorre che queste cose che sappiamo siano, perché il vero problema, cioè il vero, forse uno dei problemi più grossi è proprio questo fatto che il biologo e il paleontologo non si parlano, che sono vicinissimi, ma se proviamo a proiettare questo non parlarsi di due che sono proprio, che lavorano a stretto contatto, sulla scala complessiva delle specializzazioni di cui il nostro tempo è fatto, ma noi ci ritroviamo esattamente con un non comunicarsi a vicenda, con un complessivo non comunicarsi, una frammentazione dei saperi che fa spavento, una mancanza di una sapienza, unitaria, una mancanza di sintesi, e che la nostra società non sia capace di avere un messaggio unitario, una filosofia unitaria, proprio nel senso più bello del termine, un amore per una sapienza più alta di noi, dentro cui siamo, dentro cui abitiamo e che dobbiamo continuamente riprodurre con il nostro agire, proprio filosofia nel senso più nobile del termine, perché la nostra società non sia capace di questo. Insomma, mi sembra un dato di fatto, no? Il nichilismo, le cose di cui si parla, l'ospite inquietante che bussa, ormai non bussa più, è entrato, cena con i nostri figli, con noi stessi, è dentro di noi. Quindi, insomma, che cosa sono io? Tu invece, io non lo so, io vedo che ciò che, e non mi preoccupo neanche, cioè ormai di essere fedele, di essere un bravo scolaretto che sta attento a non andare fuori, qui, io quello che... Di cui veramente vorrei che tutti noi fossimo in qualche maniera, come dire, innamorati, adesso qui diventa troppo mieloso dire una cosa del genere, ma pieni di questa consapevolezza, proprio della natura naturans. Non è solo la natura naturata, l'ambiente, la natura come qualcosa, ma c'è il processo che fa sì che qualche cosa si fa. Cioè, è questa la cosa più perché c'è l'essere non è nulla, va bene, domanda, no, di là, inizio ripresa, ma addirittura, ma perché questo essere che si dà è un essere ordinato e non è un essere disordinato? È chiaro che questo ordine si dà mediante entropia, mediante continui processi di caos, mediante negazioni, certo, è evidente che è così, ma queste negazioni si danno, l'abbiamo visto prima, come mutazione, ma se non producono un ordine maggiore vengono rifiutate, non riproducono se. Se invece contribuiscono a creare una maggiore organizzazione, vanno avanti e si crea l'evoluzione, che è il grande grembo dentro cui tutti siamo. Un'evoluzione che non va vista semplicemente come qualcosa di fisico, ma è il processo che riguarda le idee, tutto è evoluzione, tutto è in continuo farsi.
Ecco, io penso che le religioni, le filosofie, la scienza, ecco, devono avere questa che è il vero mistero. Se c'è un uso legittimo, perché si fa un abuso di questa parola che è incredibile, ma se c'è un uso legittimo del termine mistero, no, muos, tacere, viene la radice di mistero, viene da muo, no? Anche il Buddha veniva chiamato Sakyamuni, questo Muni sta esattamente come la stessa radice della scepa silenzioso. Ecco, se c'è qualcosa che tutti sarebbe bello se compenetrare questo senso proprio di mistero, perché qualcosa si dà, ma questo è perché qualcosa si dà e perché qualcosa si dà come armonia, come organizzazione. Come processo vitale, teso a legami sempre più intensi. Ma se ci pensate, la nostra vita, adesso magari scendo anche nel banale, magari dicendo queste cose, ma alla fine la vita quando si compie e sembra che abbia senso, se non esattamente quando questi legami di armonia anche a livello umano vengono coltivati e posti in essere, quando la vita assume veramente gioia, bellezza, se non quando questa organizzazione progressiva diventa la logica che gestisce il mio rapporto con gli altri, con me stesso, con gli altri, con l'ambiente. E questa è, se ci pensate, la sapienza primordiale di tutte le grandi religioni, perché quello che il cristianesimo dice, che io tento di spiegare mediante questa armonia così, ma è quello che tutte le grandi religioni dicono. Gli egizi ne parlavano in termini di mat, gli indù e i buddisti ne parlano in termini di dharma, i cinesi ne parlano in termini di tao, i giapponesi in termini di to, e altre cose ancora che adesso non mi vengono in mente, logos degli antichi greci, l'armonia pitagorica, cioè questa è veramente una dimensione a mio avviso che tutte le religioni devono servire. Ora, se nel fare questo io divento spinozista, ma qualcuno lo vedrà, veramente non mi interessa, come dire, essere in questa fase obbediente alle categorie, è troppo importante la fase storica che stiamo vivendo, per cui ciascuno deve rinunciare un po' alle proprie etichette. Ecco, è finito il momento delle etichette, io sono questo, io appartengo a quest'altro. Tutti gli uomini di buona volontà, nel senso più radicale del termine, di questa buona volontà, io credo nella buona volontà degli uomini, in questo senso. Io pensavo si parlasse del peccato originale, mi ero preso perché qui così com'era che si deve parlare, la colpa e l'errore. Infatti quelle poche cose che avevo preparato erano sul peccato originale, non si è neanche toccato. Ma se c'è una cosa che proprio non mi va giù dalla mia tradizione è il peccato originale, cioè il pensare che ci sia una corruzione della natura umana. In realtà sono un fermo sostenitore di questa visione ottimista, spero non ingenua, perché conosco bene anche di quanto male siamo capaci della natura umana. Va bene, grazie. Grazie. Grazie a Vito Mancuso e a Telmo Pievani. Ci ritroviamo martedì prossimo 25 per leggere anche insieme dei testi sapienziali con Salvatore Natoli. A presto. Ci ritroveremo tutti nelle braccia di Benedetto alla fine, vedrà. Signora, salve. Ah, è lei, quella del Monaco. È lei che parla? Ariella. Non mi ricordo, io so che era al fine di Milano.